innanzitutto ringrazio il preside del liceo artistico, professor Giudice, che ce l'ha così cortesemente offerta. E prima di tutto, contrariamente a quella che ho deciso, stufo di fare solo polemiche, di un certo momento essere più soft, ma qua la devo dire. Questa sera è un cercare di rimediare alla vergogna di questa città, non come città, come comune, come provincia, che hanno ignorato una personalità che indubbiamente conta, non per Trieste, non per l'Italia, ma si può dire di valore mondiale. Qua noi diamo riconoscimenti a persone che passano per Trieste. Emanuele Filiberto, non si sa per quale titolo, essendo transitato per Trieste, ha avuto il sigillo della città. Quando voi passeggiate, vi imbattete nella statua di Joyce, grandissimo scrittore, ma non triestino, certo. E i triestini vengono ignorati. Voi direte, non, il comune non sapeva, ma perché si fanno eleggere se non sanno? Perché i funzionari prendono una paga se non si interessano delle vere glorie della città? Ecco, sentirete oggi qual è la levatura di questo nostro concittadino che mi è stato amico, ed è un mio vanto ed un ricordo tra i più belli che ho nella mia certo non corta vita. Questa sera noi ci dedichiamo a Benuzzi, nome finora ignoto, nome che ha portato gloria alla nostra città. Come d'accordo quindi inizia a parlare la dottoressa Gianna Fumo, che ci illustrerà il legame tra Benuzzi e Julius Cuchi, che lei rappresenta come presidente del comitato.